Allora, Sindaco, il Comune di Reggio Calabria avrà finalmente l'acqua potabile, anche un'acqua DOC. Sì, sono conclusi i lavori strutturali alla diga sul Menta. Ieri eravamo al potabilizzatore che ricade nella località di Armo, nel comune di Reggio Calabria. I lavori sono stati conclusi, abbiamo fatto un sopralluogo insieme al Presidente Oliverio e ai tecnici. Adesso rimane, tra virgolette, soltanto la parte relativa ai controlli sulla qualità dell'acqua, quindi la palla passa in questo caso ai tecnici che speriamo nel giro di poche settimane potranno completare queste analisi in modo tale da poter consentire all'acqua del Menta di poter arrivare al potabilizzatore e poi sgorgare nei rubinetti delle case dei reggini. È un momento storico nel senso stretto del termine, perché i lavori sono iniziati negli anni 70, forse addirittura il progetto è della fine degli anni 60, sono stati interrotti più volte, l'ultima interruzione nel 2011, sono ripresi nel 2015 e oggi finalmente sono completati. È un dato storico anche in senso più ampio, perché si va a risolvere un problema strutturale, atavico, storico della città di Reggio Calabria, che è quello della grande sete. Immettere l'acqua della diga sul Menta nei rubinetti dei cittadini reggini, delle case dei reggini, significa risolvere tutta una serie di problemi quotidiani che oggi purtroppo fino a oggi sono esistiti, dalla chiusura dell'acqua la sera e quindi l'impossibilità di affrontare anche quelle che sono esigenze quotidiane, dal lavare i piatti al farsi una doccia. Ecco, questo è un provvedimento che incide sulle abitudini quotidiane dei reggini, che finalmente ritornano alla normalità, ma accanto a questo incide sul dissalatore, perché con il potabilizzatore non ha più senso che funzioni il dissalatore. Questo consente anche un risparmio di spese di gestione del funzionamento. Con l'acqua della diga sul Menta andremo a chiudere diversi pozzi della città, quindi non andremo a incidere ulteriormente sulle falde acquifere del territorio reggino, ma garantendo l'acqua H24 nei tubi della rete idrica e non dovendola chiudere, si eviterà che si metta aria dentro i tubi, che poi è quella che nella maggior parte dei casi causa le perdite che noi spesso abbiamo. Ecco, tutto questo significa avere l'acqua della diga del Menta, e rispetto a questo naturalmente noi siamo pienamente consapevoli di quanto questo debba essere un orgoglio metropolitano. La diga del Menta ricade sul comune di Roccaforte del Greco, e questo noi non lo vogliamo dimenticare, non lo possiamo dimenticare, e forse potremmo dire che per la prima volta si ribalta un vecchio adagio, una vecchia concezione che vuole la città metropolitana reggiocentrica, vuole la città metropolitana come quella in posizione di forza rispetto agli altri comuni. Però oggi, e questo va valorizzato anche nelle settimane, nei prossimi appuntamenti che ci separeranno dall'attuazione all'attivazione della diga del Menta, oggi il piccolo comune di Roccaforte del Greco darà la possibilità a oltre 230.000 cittadini reggini di poter usufruire di questo, del bene più prezioso, che è l'acqua. Se vogliamo, è una bellissima immagine, una immagine della quale tutti dobbiamo tenere conto, nessuno lo deve dimenticare, perché è il modo anche per dire che la città metropolitana è una comunità nella quale non soltanto il comune capoluogo cerca di aiutare sotto il profilo diciamo strutturale, sotto il profilo dei contributi, degli interventi, i comuni limitrofi, i comuni più piccoli, ma possono avvenire anche situazioni inverse, situazioni diametralmente opposte come quelle della diga sul Menta. Bene, e di questo segnale verso il comune di Roccaforte del Greco, Luigi Palamara, il giornalista, ma soprattutto il cittadino nato e cresciuto nel piccolo comune, ti ringrazia, in questo caso ti dà del tu. Ringrazia il sindaco. Quindi io sono di San Lorenzo, quindi l'area è quella, ancora di più naturalmente, è un orgoglio anche tra virgolette personale.
Grazie.